Eccoci qui, la busta sigillata con dentro la parola che vale in questo momento 180.000 euro. Che debutto, Norman! Sta andando bene per adesso. Sta andando molto bene, da Castel Goffredo, quindi sì, in provincia di Mantova. Sono un piccolo comune, siamo 12.000 anime. Saranno tutti con te in questo momento, siamo tutti con te, le professoresse, pubblico e studio. Grazie. E sicuramente anche a casa. Allora, metti pure le cuffie, okay, perché adesso ci sarà il primo momento, quello delle scelte, un po' distinto, un po' ragionamento, delle parole. Siamo pronti con la ghigliottina, tu sei pronto? Prontissimo. Perfetto. E allora, prima coppia di parole. Rosato o rosario? Rosario. Ghigliottina. Bene. La prima è fortuna. Da adesso comincia a entrarci un pochino l'abilità e sentire già dei nessi logici. Seconda coppia di parole. Solita o salita? Solita. Ghigliottina. Oh! Complimenti! Bravo, Norman! Hai sentito già qualcosa, forse? Terza coppia di parole. Scuola o superiore? Scuola. Ghigliottina. Ancora! Grande, Norman! 180.000 euro sono tutti sul tavolo. Penultima coppia di parole. Persona o soggetto? Persona. Ghigliottina. Ai. Primo taglio, arrivato alla penultima parola, quindi è andata bene fino adesso, molto bene. Rimane solo l'ultima coppia di parole tra cui scegliere, Norman. Andiamo? Andiamo. Eccola qui. Colomba o pappagallo? Pappagallo. Ghigliottina. Ah. Norman, è andata alla grandissima. Un solo dimezzamento. 90.000 euro vale questa parola che è dentro la busta sigillata. Abbiamo rosario, solita, scuola, soggetto e pappagallo. Da questo momento hai un minuto di tempo per riflettere. Via il tempo, forza Norman!
coperta sul lingotto. Toglio pure le cuffie. Lo tolgo la parola dalla busta sigillata e la sistemo. Coperta accanto alla parola scritta da te. Com'è andato il ragionamento questo minuto? Allora, diciamo che Pappagallo un pochettino mi ha indirizzato, sono riuscito un attimino a collegarla, con soggetto ci può stare, con le altre ho fatto un pochettino fatica a collegarla, anche con solita, diciamo un po' tirata. Ecco. Visto che ti concentravi particolarmente sì. Su Pappagallo, eh? Forse perché era quella più vicina. Quello dici? Ho scelto chiave. Hai scelto la parola chiave. Beh, la chiave a pappagallo è quella che si usa. Esatto, quella prima. Idraulico, no? Sì. Anche in casa. Idrauliche. So, la solita chiave? La solita chiave. In che senso? La solita chiave? Chiave, non so, magari poteva essere, non so, ho pensato a un libro o un film, potesse intitolarsi in questo modo. Scuola. La scuola, una chiave di scuola. E un soggetto chiave, magari di una. Sì, nell'inchiesta, un soggetto chiave, sì. O anche in una sceneggiatura. E con Rosario, sinceramente, non so, la chiave di un rosario, ma. Non... Pappagallo ti ha portato solo all'utensile, l'arnese? O anche... No, mi ha portato anche al becco, però. Il becco ha fatto di essere un volatile, le ali, ho pensato anche in queste direzioni. Che pappagallo si sa, i pappagalli ripetono, sì. No? Ci hanno fatto una trasmissione molto bella sul far ripetere, sì. Quindi il pappagallo è anche questo, no? La ripetizione. Ti do un'altra parola, vediamo se si lega con chiave o se non si lega. Ok. Parola in più è... Natale. Natale con chiave lo collegheresti? No, sinceramente no. Chiave di Natale, Natale, no, chiave. No. Un dolce Natale. Dolce. Un dolce Natale. Sai, Natale è il periodo, adesso ce l'abbiamo da un po' alle spalle, però è il periodo in cui succedono tante cose, no? Sì. Natale è anche molto. Mentre una festa religiosa, ma molto per i bambini. Sì. E anche nelle scuole succedono tante cose, no? In occasione del periodo natalizio. Le festività. Natale e scuola. A scuola nel periodo di Natale che cosa si fa? Tutti i bambini la preparano. È un momento molto atteso. I genitori sono lì. Si fa il saggio di Natale. Il saggio più di fine anno. Il canto di Natale. Di Dickens. Ma a Natale che cosa succede soprattutto? Perché il saggio è più di fine anno, no? A Natale tutti i bambini la preparano, i genitori sono lì con la lacrimuccia. Quando il bambino, il figliuolo è lì che. Non so, una letterina di Natale? Magari. Leggono una letterina, quindi sono tutti lì sul piccolo palco e fanno una dichiarazione. La dichiarazione. Dichiarazione di Natale. Dichiarazione oppure di Natale. Cosa fanno? Non mi viene. Proprio. Magari una poesia. La recita. La recita. Recita. No. Siamo sul recita allora. Rosario. Lo puoi collegare? No, il rosario collegherebbe più preghiera. Sì, però quando il rosario viene detto, si dice, viene recitato. Recitato, sì. Recitato. Quindi la recita del rosario, sì. La solita recita, sì, no? Sì. La solita recita. Ah, questa qui finge come al solito, fa la solita recita. Sì. In realtà la verità sta da un'altra parte, qualcuno che non è affidabile. Scuola, è la recita quella scuola. Di Natale, recita a soggetto, Pirandello, stasera si recita a soggetto, no? C'è la famosa opera di Pirandello e Pappagallo
recitare a pappagallo invece di dirla come tu l'hai detto. L'ho ripetuta. Esatto, quindi non me la recitare a pappagallo. La parola di stasera è recita, recita. Peccato Norma, ma ci vediamo domani con te, eh. Ciao. Ciao.